Finalmente siamo nel labirinto, sotto il deserto zombie, sotto il muro, sotto il lago di lava. Se usciamo da qui, saremo finalmente salvi e potremmo lasciarci tutti gli zombie schifosi alle spalle per sempre. E questa è l'ultima arma, ragazzi. Quella per me. Finalmente abbiamo quello che serve per affrontare la sfida finale. Questi sì che sono armamenti degni di quello che ci aspetta. Fratelli, vi ho fornito ciascuno di un'arma molto molto potente con i relativi proiettili per affrontare la sfida finale. Davanti a noi rimane soltanto il labirinto che ci porterà fuori dal deserto degli zombie una volta e per sempre. Un passo dalla salvezza! Ma che dobbiamo farcela! Ragazzi, io so che siete impauriti forse, che avete ansia di non farcela, ma ce la faremo. Fidatevi di me, ce la faremo. Con le nostre nuove armi ce la faremo. Sono certo. L'ingresso per il labirinto è esattamente sotto questo cumulo Lion, di... Lion, stanno arrivando! Oh no. È il momento di iniziare le nuove armi, Lion! Dici il bene! Quel gruppo è mio, ragazzi! Guardate qua! Distruggiamoli! Porca miseria! Oh, ma sono il figo! Ma è potentissimo! Oh, voi occupatevi di quelli che riescono a scamparsela! Fratello, ma quest'arma ha un rinculo spaventoso! Ma è questa la figata di quest'arma? Fammi vedere quanto distrugge, fammi vedere! Oh yeah, appena si avvicinano! Non è molto buona, ma la potenza non gli manca di certo. Tuan, invece, come va con la tua? Che cosa abbiamo qua? È un botto potente, cioè guarda qua che roba! Spara, fammi vedere! Bella forte, mi piace! Oh, il tuo cannone sembra interessante! Ma è un cannone potentissimo, Lion! Ne arrivano altri, inizia a sparare! E tu invece che cos'hai, Red? Un pistolone, si chiama Knock! Knock, allora knocca quegli zombie da lontano! Knocco tutte! E tu, Alex, cos'è questa bellezza? La mia arma si chiama speciale, one tap a tutti gli zombie! Va bene, ne arrivano ancora, ragazzi! Non abbassiamo la guardia! Se riusciamo a mantenere un pochino di mele d'oro per entrare dentro il labirinto, sarà sicuramente ottimo! E arrivano ancora un po' da quella parte. Ma li stiamo triturando con ste armi. Non hanno speranze, Lion. Bravissimi, ragazzi. Non avevo dubbi che con questo upgrade saremmo stati in grado di affrontare ogni sfida. E credo che oltre quel gruppetto là stanno arrivando gli ultimi, Lion. Ci penso io. Ma non ce n'è per loro con queste armi. Ma assolutamente. Ma è veramente potente. Li elimina tutti. Il mio lanciagranate è devastante. E ho anche trovato il modo di usare in maniera più proficua le granate, visto che al momento le uso proprio per ricaricare il mio lanciagranate supremo. Voi vi trovate bene con le vostre? Benissimo! Fighissima, grazie! Bene, bene, mi piace. Vedete come ci siamo ripresi, ragazzi? Sentiamo l'odore della libertà. Sentiamo l'odore dell'uscita dal labirinto e dell'uscita dal deserto degli zombie. Siamo un passo. Pronti, ragazzi, ad entrare nel labirinto e affrontarlo! Venite con me, guardate qua. Sotto il muro. Quello che dovrebbe dividere gli zombie dal resto del mondo. Sotto il muro di lava, che è oltre il muro e che dovrebbe impedire agli zombie di uscire, è stato costruito un labirinto segreto, sconosciuto ai più, ma non a me, che infatti sono riuscito a capire che si trova esattamente al di sotto di questo cumulo. Quindi di macerie esiste. Sono abbastanza sicuro che ci sia. Lion, ma se questo cumulo lo stava bloccando, significa che là sotto è pieno zeppo di infetti. Assolutamente sì. Purtroppo potrebbe essere molto pericoloso, ma noi proprio per questo siamo pronti, ragazzi. Quindi non c'è niente di cui dobbiamo avere paura. Guardate, ma è profondissimo! Questo è il buco di cui vi parlavo. Dovrebbe condurre direttamente fuori dal deserto degli zombie. Quindi quella leggenda è vera! Attenzione però, perché la sfida più grande è qua dentro, eh. Un posto chiuso, ma difficoltoso. Ma dici che ci sono degli zombie dentro qua? È tutto tappato. A udir bene si sentono dei versi. Quindi secondo me ce ne sono, eh. Attenzione. Perché loro scavano. Ma quanto può essere grande un labirinto per uscire da un deserto intero? Ragazzi, ho trovato una nuova arma qui. Ma che cosa è tappato? Si chiama il corpo della terra. Probabilmente era... Attento! Maledizione, mi hanno infettato così. Come non se è niente possibile. Fosse. C'è uno spawner qua dentro, ragazzi. Rompetelo presto. Maledizione. Questa non ci voleva. Qua. Abbiamo abbassato la guardia. Lion? Sì, ce le ho, tranquillo. Però abbiamo abbassato la guardia e non avremmo dovuto farlo. Ma qui. No. Cosa guardate. C'è? Ma quante armi? Ma sono questo... Ragazzi, questo era probabilmente usato da chi doveva scappare per prepararsi. Noi l'abbiamo fatto fuori, ma qui ci sono delle armi simili alle nostre, potenti, quelle potenziate.
Non so se ci sono anche i colpi, ma porca miseria, queste sono interessanti. Ma ce ne sono sette armi qua e comunque sono morti, secondo te? Penso proprio di sì. Non è detto che siano morti tutti, ma se le loro qualcuno armi sono qui... Qualcuno deve essere arrivato fino in fondo, no? Oddio, che pistolone è! Questo è un fucile Gauss. Madonna. Madonna, è bellissimo! È preciso, è devastante. Spara questi proiettili, ce ne sono anche un po', non tantissimi, però... Vale la pena di portarselo appresso, questo è veramente molto, molto, molto buono. A questo punto rinuncio alla pistola, perché mi ha portato fortuna fino ad ora, ma è diventata inferiore alle altre armi che ci sono qui. Vorrei Lion, che... comunque qui sembra che il problema sia stato un crollo, vedi? Hanno cercato di continuare a scavare, ma il deserto gli è crollato addosso. Hanno sbagliato. Non bisogna cercare di scavare sotto il mare di lava. Bisogna invece cercare di seguire il percorso già impostato dal labirinto stesso. E noi ce la faremo, giusto? Certo. Non ho dubbi, però non dobbiamo sottovalutare la sfida, quindi dobbiamo stare attenti. Vorrei che però queste armi non rimanessero qui a prendere polvere. Perciò Anna, vuoi prendere tu questa qui? Mi sembra a vederla molto molto migliore anche di quella che hai. Chissà cosa fa, cioè, guarda che bella! Dovrebbero esserci proiettili da qualche parte dentro queste casse. Ci sono diversi tipi di proiettili. Sono proprio questi! Ethereal Bullet, Ethereal Rounds. Madonna, ma che roba è questa? Qua c'è anche un fucile a pompa molto duro, Lion. Aspetta, voglio vedere. Questi qua erano scienziati, per forza. Fratello, usalo te, dentro questi cunicoli è ottimo. È bellissimo. Spara delle robe chiamate Osborne Slug. Non so se ci sono da qualche sono parte. Sono qui, Lion, è nell'altra cassa. Osborne Slug. E io mi riempio l'inventario. Ragazzi, tanto ormai tutto quello che c'è... Non possiamo pensare a chi arriverà dopo di noi al momento. Dobbiamo pensare a scappare noi. Quindi, secondo me, è giusto che ci prendiamo tutto. Voglio provarlo? Porca zozza. Mamma mia, sfigato! Lasceremo qui queste bistecche perché al momento noi qualcosa da mangiare ce l'abbiamo. Quindi quelle possiamo permetterci di non prenderle. Qui si hanno provato a scavare e gli è crollato addosso tutto, ragazzi. Venite. Cerchiamo di seguire la via. Non facciamo il loro errore. Occhio che sento ruggiti. Li sento anch'io, eh. Occhi aperti. Sì. Sì, e attenti anche alle sabbie. Perché sono qui un sacco di trappole. Sono letali le sabbie. Perché provengono dal mare di magma sopra. Quindi sono molto molto calde e fanno danno. Non toccate niente. Sopra di noi c'è lava. Attentissimi, Lion. Qui c'è qualcosa. Ok, ci è penso io. È chiusa. Oh! Oh! Però è lento a sparare. Mi hanno infettato un'altra volta. Mannaggia no! A me. Lion, devi stare più attento. Stare non più va attento. Bene così. Devo stare più attento. Scusatemi. Non dovrei consumare io le mele d'oro che sono per tutti. Vi chiedo perdono. Devo essere più concentrato. C'è un pollo però. Quindi qualcosa da mangiare ce l'abbiamo. Delle mappe vuote. Forse provavano a usarle per uscire da qui. E qui c'è un segno di qualcuno che è passato prima di noi. Non ti perdere con delle piume. Ma l'ha preso anche delle piume. È come se dicessero tipo di seguire le piume. Magari esatto. Lasciano una traccia. Tipo un pollicino, no? Una serie di piume da è seguire. È stata un'ottima idea. E arrivare alla fine. Potrebbe essere. Terrò quest'altra arma in mano perché secondo me è più veloce. Ed evitiamo altri problemi con gli zombie. Spawner, ragazzi. Vado. Mi raccomando, non lasciamoli indietro, Alcuni zombie stanno cercando di venire a prenderci. Ma sopra ma di noi scavare? Ragazzi, c'è la lava. Quindi anche se provano a scavare crepano così come degli deficienti. Non preoccupatevi. Piuma da questa parte. Andiamo. Attenti alle pressure plate. Oddio, è ci sono delle trappole ovunque. Attenti alle pressure plate. Non premete niente. No, fratelli. No. Non mi infetterete un'altra volta. Mi dispiace. Ci sarà sicuramente lo spawner. Lo rompo io. Ok. Ci sono anche delle risorse. Qualcosa da mangiare. Non possiamo lasciarlo indietro. Ma questa me. Era una stanza? Sì, forse qualcuno si è soffermato per dormirci qua hanno dentro. Hanno fatto un dormitorio nel labirinto. Ma quanto è grande. Ma sai quanta gente è rimasta intrappolata nel corso dei mesi, degli anni, qua nel deserto? Ma hanno trovato più persone. Non abbiamo trovato nessuno vivo. Ma conta che magari c'erano anche delle persone che non riuscivano a muoversi tanto agilmente. Altro spawner. Presto. Vado io. E attenti alle trappole, ce ne sono anche per terra, sono tagliole. Probabilmente le hanno messe qui per evitare che gli zombie potessero uscire, però... Ah, altre trappole. Quante? Questa poteva ucciderci! Lion, qua c'è una scia, forse dovremmo seguirla! Ma da questa parte dici che non c'è nulla? Ma lì c'è una piuma, in teoria la direzione giusta è quella! Ma c'è una piuma anche qui, Lion, è pieno di piume! Dovremmo seguire le piume, no? Ricordiamoci Lion, la scala! Lion, ce ne sono! Ragazzi, non dimentichiamoci dove andiamo. Io mi fido di te. C'è un diamante. Secondo me questa è una trappola.
sicuro è una proviamo trappola. A prenderlo. Proviamo a prenderlo. Non ci serve però. Non ci serve, ma a sto punto voglio sapere. Mi avvicino piano piano. Oh no, Lion, attento. Lo sapevo, oh! Vedete? Bisogna stare attenti. È una trappola esplosiva. Bisogna stare attenti a ogni passo che facciamo, ragazzi. Questo posto queste è... Queste qua volevano salvarsi ad ogni costo. Probabilmente volevano... Magari erano inseguiti da qualcun altro. Qualche altra persona. Volevano anche evitare... queste sono trappole per umani, non per zombie. Infatti, volevano evitare di essere seguiti. Magari volevano salvarsi solo loro. A volte le persone sono molto egoiste. Pawner. Ok, perfetto. Anche qui, guardate. Un pozzo pieno di punte... Questo uccide, non solo gli zombie. Trappola. Attenti che ce ne sono altri, ne arrivano. Quindi erano inseguiti da altre persone, magari, non lo so, dei banditi. Beh, noi pure abbiamo visto che a volte è facile diventare banditi in una situazione di fame, di difficoltà. Io per primo devo ammettere che a volte mi sono arrischiato ad essere... Vabbè, ma quella è la fame, la citazione, è normale. Sì, sì, beh, non me lo perdono tuttora, insomma, ho cercato di uccidere tutti. Ma lo scavo comune non dovrebbe esserci, non dovrebbe essere salvarci. Vai a rompere lo spawner piuttosto che dire scemenze. Sì, vado a romperlo. E vergognati. Ma io non lo so, lo scopo comune non dovrebbe essere salvarci? Eh? Ma che fai? Sono un idiota! Devo pensare bene a quello che dicevo! Ma vergogna, sì. Lo scopo comune non dovrei mente né salvarci. No, bisogna pensare sopra la sopravvivere. Certo, a noi stessi. Ai principi. Dobbiamo pensare. Non è che abbiamo tempo di pensare agli altri. Cioè, già è troppo se ci riusciamo a salvare noi in questa situazione. Attenti che sento ancora grugnire intorno a noi. Infatti, ogni tanto c'è uno spawner e un sacco di putridume dietro ogni angolo. La strada qui è interrotta. Abbiamo mobili. Occhio, attento! Sei attento! È meglio evitare di andarci dentro queste, eh. Faccio un ponte se vuoi. No, non c'è bisogno. Guardate, fate come faccio io. Bisogna saltare senza stare mai fermi, capite? Ok. Un altro Grazie. Spawner. Non so quanto ancora dobbiamo viaggiare qui dentro, ragazzi. Però a occhio e croce stiamo andando bene, dritti, spediti. Non mancherà molto. No, no, assolutamente non manca molto. Questa pistola fighissima, questo mitragliatore devastante, purtroppo... Finalmente abbiamo trovato qualcosa che ci può veramente aiutare, però! Sì, bello sveglio. Non carica, non funziona. Va lasciato Come indietro. Come non funziona? Oh, si è anticipato! Purtroppo sembrava meglio di quello che è in realtà. Ma non fa niente. Ho ancora questo. Questo è molto meglio. Questo finché è carica. Proviamo ad andare oltre. Allora, tutte le piume indicano qui, però qui ma c'è un muro. Cieco? Ma la porta non c'è? Aspetta un attimo. Dobbiamo sfondarlo. Magari c'è un interruttore da qualche parte. Mi passa attraverso, ragazzi. Cosa? Come l'hanno fatto? Non ne ho idea, ma chiunque sia stato sapeva il fatto suo in fatto di trappole. Porca miseria. Aiuto. Questo è grosso, Meno male che sto fucile pesta duro, ma... Da dove sono arrivati questi? Dal soffitto, sembrava. Dal soffitto. Maledetti schifosi che altro non sono. Attenti dentro casa. Spawner. Vado io! Hai distrutto! Ok, perfetto, va bene. Allora, tu, sì. Sto tentato di lasciarti qua. E ti spiego subito il motivo di questa mia decisione. Sono già tre volte che io avverto la presenza di uno spawner. Tu dici, vado io, e lo rompe qualcun altro perché sei lento e inutile. Sono io, sono troppo lento, scusami! Non so se voglio perdonarlo, no, siamo alla fine, ragazzi. Qui solo i migliori possono scappare. Manca veramente poco, però! Hai ragione, sono un imbecille, però sono più veloce. No, non mi interessano le tue promesse da marinaio. Lion, pensa, ci siamo praticamente alla fine. Una volta qua fuori, lo molliamo al suo destino e basta. Sì, ma ho capito, ma ce lo stiamo portando dietro. E se uno dimostra di non essere degno, non merita di essere portato. No, hai ragione, questo posto è troppo difficile per accettare questo qua. È vero, non sono stato adeguato, ma da adesso no, le tue promesse, ti ho detto che non me ne frega proprio niente. E volevi fatti qui. Lion, aspetta, piuttosto... Cos'è questo posto? Com'è possibile che ci sono degli alberi sottoterra, erba verde? Tra 5 minuti ti sparo in testa. Beh, allora, questo posto potrebbe essere magari il rifugio di qualcuno che ha deciso di soffermarsi qui per un periodo, magari più prolungato di noi. Magari era arrivato qui senza cibo e allora ha messo a frutto degli alberi. Guarda gli alberi là, che non sono pieni di mele che ci servono. Allora, attenzione, facciamo il punto della situazione cibesca, diciamo. Io posseggo patate in abbondanza, anche costolette, pollo, una carota d'oro e due carote normali. Devo dirvi, anche un paio di bistecche, un pesce e una carne ovina. Secondo me, noi non abbiamo bisogno di prendere niente da qui. Siamo messi benissimo di cibo! Ma neanche per le mele d'oro, le vuoi? Oddio, per le mele d'oro però c'hai ragione. Ci servono. Quelle fanno comodo. Io ho anche un po' di oro. Più che altro quello che mi preoccupa è se una persona... No, ti prego.
No, ah, mi vuoi ascoltare? Sì, sì, certo, certo. Non sì. ti rendi conto del problema qual è? Se una persona ha deciso di stanziarsi qui, significa che l'uscita non l'ha trovata. Ho capito, ma noi siamo diversi no, da lui. Ma non hai capito! Ma mica siamo tutti come... È un vicolo cieco! No, no, stai tranquillo. Ma magari si è trovato solo qua perché ha trovato un posto più largo. O magari era infetto e quindi ha dovuto coltivare le mele. Magari c'è morto mentre aspettava che venissero fuori le mele, insomma. Oh, comunque non perdiamo la speranza, ma infatti, Anna, stai tranquilla, stai tranquilla. Qua c'è solo uno che dovrebbe perdere la speranza ed è lui. No, ti prego, io non la voglio perdere. Ma dovresti, perché ti ho detto che ti sparo e ormai ho deciso, ho preso la mia decisione. Ma che senso ha? Abbastanza. Se sei sicuro e fai bene. Ma faccio non bene. Ha senso, scusami. La scelta è tua alla fine. La scelta è mia del resto. Ma insomma. No, più importante non di lo sempre. È. Perché non è mia, scusa? Perché stiamo per tornare alla civiltà, scusa. Lascialo perdere, basta. Si separeranno le nostre strade e chi si è visto una volta fuori da qui. Ma così è più triste se lo uccido adesso. Lion, parliamoci chiaro. Sì, una volta fuori da qui tu vuoi vedere tutta questa gente ancora? Sì. Sì, davvero? Sì, tranne lui. Perché parli me? Non so, mi sei sembrato veramente stupido durante questi mesi che siamo stati qui nel deserto degli zombie. Ok, hai ragione, ma organizziamo cose belle quando saremo fuori. No, oh, ragazzi, immaginatevi i banchetti, potremmo mangiare tutto, verdura, frutta. Tu no, tu muori qui. No, per favore, voglio venire. Non mi frega nulla, hai dimostrato. No, hai una ragione, sono una palla al piede, lasciamolo qua. Ti dimostro il mio valore, te lo assicuro. Guarda, se vedo che sei bravo da qui ai prossimi 3 minuti, ti risparmio, altrimenti ti sparo senza preavviso. Andiamo avanti. Secondo me qui è la strada giusta, ragazzi. Ho un buon presentimento. Le piume ci guideranno. Spawner! Mario! Ha detto di nuovo che andava lui e guarda un po', vediamo. Chi l'ha rotto? L'ho rotto io! L'ha rotto Alex, l'ho visto effettivamente. È stato diverso da prima andarci. Non mi interessa. Secondo me ti qualifichi comunque per un proiettile in testa. Ora, insomma, vedremo un po' come fare, ma... boh. Non so, non penso che sopravvivrai ancora a lungo. Andiamo avanti, ragazzi, attenti alle ventole. Bravo, grazie, grazie. Questa era un'ottima iniziativa. Grazie, grazie. Attenzione! Penso io a questi, eh. Un altro spawner, corra avanti! Ah, guarda, guarda, guarda. Guarda come si distinguono i bravi dagli inutili. Incredibile. Qua stiamo distinguendo un pochino, eh. Questa volta non l'ho detto. Sì, ho capito, ma non l'hai neanche fatto. Che ma cosa lui vuol dire? Non ci tiene alla sua vita. No, non ci tiene, perciò dovremmo impedirgli di continuare a sopravvivere. Intanto non gli interessa, no? No, mi interessa tantissimo, anche stare con voi. Egoista, schifoso, che altro Lion, non sei. Lion, che posto è questo? Allora, l'impressione. Cioè, qua c'è una gabbia con scritto sopra traditore. Ah, ecco, vedi. Non siamo gli unici ad avere questo genere di reazioni. Ma l'ho fatto bene, buttiamolo qua dentro e lasciamolo qui. Sai che questa è un'ottima idea in realtà. C'è una gabbia apposta. Se vuoi. Perché no? Ma state scherzando? No, spero. Non stiamo scherzando. No, sei inutile. Vai dentro. Ma davvero? Ragazzi, non lo so. In fondo mi dispiace. Cioè, siamo tutti insieme dall'inizio. Vabbè, però se ancora fai una volta che sei scarso e inutile, ti giuro, torniamo indietro, ti lascio qui. Ma non lo sarò, te lo assicuro. Vabbè, andiamo, lasciategli l'occasione di farsi valere, anche voi. Sento rumore. Attenti alle acque luride. E attenti agli zombie soprattutto. Ok. Ah, che schifo, ho toccato le acque. Vabbè, non fa nulla, non è un'infezione, è soltanto qualche secondo di veleno. E adesso? Ci sono due strade. Un bivio. Dove vuoi andare? Le piume le vedi? No, non ci sono piume, c'è uno spawner. Oddio! È quello che ti ispira. Mi hanno infettato per colpa di Fe, che non è agito per tempo. Ma perché è sempre colpa mia? Ah. Sto solo confermando hai i tuoi dubbi, Lion. No, si è giustificato, ma come ti permetti? Vai in gabbia. Non sono molto forte. Cammina. No, torni indietro, via. E non tornare mai più. Mi dispiace, te la sei cercata. Andiamo. Hai fatto bene. No. Oddio, Lion! Lion, attento! Questo è il karma, porca miseria, è un segno del destino! Ritorna, fallito e inibito. Grazie, che non sei altro! Scusami! Maledetto, che ti servono di lezione questi spari, e tu? Attento dietro! Ah, Lion! Ma quanti ce ne sono? Aspetta, fermo, da dove è uscito? Dal putrido, da questa carne, forse, non lo so. C'è un altro passaggio segreto? Non mi pare. No, non c'è niente qua! Continuiamo, ma ragazzi. Ma è possibile? Magari ci è sfuggito. No, di nuovo! Me lo sono dimenticato. È di qua che bisogna andare. Evitate il centro. Ancora. Ma stanno dietro gli angoli, però, Si annidano. Ma è pieno! Anna, mi sto infettando. Cioè, le mele d'oro che ho fatto prima me le sto consumando. Lo so, tutte. Non andare avanti tu. Ma capi. Spawner! Vado io! Che schifo.
Che schifo. Che schifo. Che schifo. Non hai imparato niente. Ma non avete imparato niente entrambi. Siamo stati degli idioti, non sappiamo picconare. Basta, è basta. Non siamo molto abili. Devi colpirci. Ah, ti prego. No, ti prego, basta. Abbiamo imparato. Ti prego. Sicuri? Sì, ho imparato la lezione. Lui non mi sembra che abbia imparato molto, eh. Io ho imparato, se vuoi ti do anche la mia mela d'oro. Vai. Ho visto che le stai finendo. Grazie. E se ti infetti? E rimarrò infettato e se vorrei tu mi darai la mela d'oro. Non vorrò. Andiamo ragazzi, ormai manca poco, dai. Sento la leggerezza nei nostri cuori, siamo così vicini all'uscita che... sono felice una volta Lion, fuori. Non lo so, questo posto sembra organizzato come dai, se gente Anna. Ci vivesse. Downer! Lion! Cosa c'è? Da dietro i quadri escono! Ah, porca miseria, c'erano gli spawner nascosti. Pensa a te. Ma questo è un inghippo. Cioè, qua c'è una trappola dietro l'altra, eh. Qui no. Controlliamo tutti i quadri, però. Attenti, non perdete la calma e non perdete l'attenzione. Adesso siamo tutti uniti. Ok, sento ancora zombie. Lion, qui ho trovato una leva. Sono tanti di là. Prova a tirarla. Sentito aprirsi qualcosa, Qualcosa dietro. Si è aperto qualcosa? Dall'altra parte, magari dove c'era il laghetto. Via dal corridoio, infatti. Vediamo. Oddio, questa. Magari ce n'è più di una. Nel laghetto non abbiamo trovato nessuna leva ancora. Ho capito, quindi ci sono più porte segrete che aprono. Secondo me quella è l'uscita finale, ragazzi. Protetta così bene. E siamo quasi. Praticamente un test, ragazzi, per vedere se uno è intelligente abbastanza da meritarsi di scappare. Rompi tutti i quadri. Il cibo ne abbiamo, ragazzi. A voglia, siamo belli pieni. Lion qui. Non c'è niente, arrivo. La cassa. Altro oro, purtroppo. Diciamo che quello non ci serve tanto, Ci servono più le mele, l'oro ce l'abbiamo. Ce ne sono altri di dipinti che non abbiamo visto? Li abbiamo visti tutti quanti. Nel laghetto però, magari c'è un'altra leva. Ok, portami. Vieni. Per forza, perché qui più avanti non c'è un bel niente. Però non c'è un'altra strada. Fratello, siamo quasi all'uscita. Praticamente pochissimo. Sì, però ragazzi, attenzione, perché non possiamo essere sicuri di scappare finché non siamo scappati. Vedete qualcosa nel fondo? Ah, vedete? Là c'è qualcosa sotto quel corallo blu. Ah, è vero, aspetta. Cosa hai trovato? C'è una leva. L'hai tirata? Così forse sì. Penso di averla tirata. Andiamo a controllare se è cambiato qualcosa. Lion, stanno arrivando degli zombie. Attento! Chi mi ha colpito? Io. Oh mio Dio. Devo non lasciare te la calma. Devo lasciare te nella gabbia. Ti prego, no. Cavolo, mi hai sparato. Lo sai perché ho sparato. Perché sei fetente, hai sparato, cavolo. No, perché ti ho detto, attento, ci sono degli zombie. E la prima cosa che ho fatto ovviamente era sparare. Non aspettare che ti mordessero di nuovo. Attenti, ragazzi. Questo fuoco sembra essere perenne. Ma cosa è finito? Dobbiamo passare così, venite con me. Occhio agli zombie, che forse ce ne sono altri. Spawner. Tocco io. Bravo. Tu ancora non meriti di stare con noi, vedo. Io voglio coprire le tue spalle per evitare che ti infettino. Ma cosa stai di... Sei un demente. Che cosa dici? Non lo sono. Cosa lo sono dici? Demente, però voglio coprirti. Ma cosa vuoi coprire? Ma avete sentito? Ma cosa stai dicendo? Dai, lasciamoli indietro. Buttalo via. Tu non stai proprio meritando. Lion, avanti, siamo fuori. Una volta usciti fuori lo mandi via. Ragazzi. Oddio! È uscito. No, ci posso. Oh mio Dio. Usciamo. Oh mio Dio. Possibile. Attenzione ragazzi. Allora, davanti a noi l'uscita, il cielo, oltre il deserto. Vedo del verde. Probabilmente è cambiato anche il colore delle foglie. Guardate, non è più verde morto da deserto, ma è verde da giungla, da prateria, da speranza. Ti prego, usciamo. Non sto più nella pelle. Ti prego, andiamocene. Saremo liberi. Tu no. Restituisci mille armi. Tu resti qui. Vieni. Adesso vai. Va bene. Non sopravvivi. Sì, sono sicuro. Ah, come? Non lo faremo uscire. È mi giusto dispiace. Così. Ma siamo fuori. Che te ne frega di dove sei andata una volta fuori? Noi siamo fuori. Anna, per favore. Ci siamo sudati questo momento con un sacco di fatica. Siamo arrivati qui. Ma non dire sciocchezze. Non è vero. Non è stato vuoi bravo. Vuoi tornare alla civiltà come un animale?
Sì, sigilliamo il posto e andiamo. No, sigilliamo il posto. Sembra eccessivo sigillare il posto. Meritate voi di stare qua sotto come delle bestie. No. No, Anna. Dai, così no. Dai, andiamo a vedere l'aria fresca. Abbiamo combattuto per questo. Magari poi lo riveniamo a prendere dopo un po'. Però al momento si deve imparare la lezione. È stato schifoso, non ha aiutato niente e diceva cavolate. Tipo, voglio coprirti le spalle. Le spalle dove si coprono? Stando dietro, protetti rispetto a tutti gli altri che invece si buttano avanti. Era un lurido, un miserabile e un vigliacco. Per cui questa volta deve imparare la lezione. Andiamo ragazzi, però non lo sigilliamo dentro, no? Va bene, andiamo. Per ora. Ok, andiamo. Anna, andiamo. Anna, andiamo. Anna. Dobbiamo andare. Anna, andiamo. Va bene, va anche lui, andiamo. Fuori. Andiamo. Fuori. Andiamo. Andiamo. Fuori tutti. Andiamo tutti. Tutti andiamo fuori. Andiamo tutti.